A Imola è partita la terza edizione del Meet Jet Italian, che da quest'anno si corre all'interno del ACI Racing Weekend. Nuovi piloti al debutto, tra questi l'esperto Simone De Luca, che si schiera con i colori del Team Composite, oppure il giovanissimo Alessandro Di Cori, seguito dal Team The Club, o Alessandro Nervi al debutto assoluto nel motorsport proprio con la Meet Jet e seguito dal Team Cram Motorsport. Anche molte conferme come il campione uscente dei piloti B, Davide Di Benedetto, con importanti trascorsi nel campionato GT, intenzionato a difendere il titolo conquistato. La Meet Jet Italian Series è, come dice il nome, l'edizione italiana di una serie internazionale che, nata in Francia, si è espansa negli anni in molti altri paesi, l'Italia, la Spagna, la Russia e gli Stati Uniti, mentre in Danimarca si corre con la più potente e sofisticata Meet Jet Super Tourism, esposta anche nel paddock imolese. La caratteristica della serie è quella di offrire durante il weekend ben 4 gare da 20 minuti più un giro ed un equipaggio di 2 piloti, pilota A e il pilota B, con il secondo che rientra nella categoria dei più esperti, ricalcando un po' quella che è la consuetudine delle grandi gare endurance in cui corrono AM e Pro. Anche nella Meet Jet i due piloti corrono ognuno per la loro classifica, ma insieme ne determinano una terza che è dedicata alle squadre. A conquistare la pole dei piloti A è stato Francesco Malvestiti sulla vettura del team romano The Club Motorsport. Al suo fianco Roberto Benedetti, sempre con una vettura del The Club Motorsport, mentre al terzo posto un altro debuttante eccellente, Claudio Giudice, che a dispetto della lieve differenza nel cognome è il figlio di Gianni Giudici. La gara 1, appannaggio dei piloti A, ha visto la vittoria del poleman Malvestiti, che ha gestito non senza apprensione una leadership che ha conquistato sin dal pronti via. Alle sue spalle lotta senza quartiere, che conferma alla fine la stessa classifica della partenza, con il secondo posto conquistato da Roberto Benedetti e il terzo da Claudio Giudice. Gara 2, riservata ai piloti più esperti, vede partire al palo il campione in carica Davide Di Benedetto con la vettura della scuderia Costa Ovest e al suo fianco Lorenzo Marcucci, altro portacolori del The Club Motorsport, mentre al terzo posto Ronny Marchetti. Anche la seconda gara è stata contraddistinta da un'accesa battaglia nelle immediate posizioni di rincalzo, con una partenza sprint di Marcucci che, bruciando la pole in partenza, gestirà la gara sin sotto la bandiera a scacchi, seguito da Maurizio Ceresoli e Davide Di Benedetto. Con gara 3 ritornano in scena i piloti A, questa volta con l'inversione della griglia per i primi 8 prevista dal regolamento. In pole si presenta quindi l'ottavo di gara 1, Francesco De Luca, seguito da Andrea Fattori e Michele Castagnoli. Una gara combattuta in alcuni momenti, anche un po' fuori dalle righe, e che alla fine premierà sul gradino più alto del podio Under 50 Luciano Gioia, seguito da Michele Castagnoli e di nuovo un costante e preciso Claudio Giudice. Gara 4, l'ultima di questo round di Imola, vede in pole per i piloti B l'altro esperto Under 50 Riccardo Romagnoli, al suo fianco Giulio Bensi e al terzo posto Marchetti, che non finirà la gara. Il podio vedrà di nuovo Marcucci, partito in quarta fila e autore di una partenza straordinaria e di 2 giri all'attacco, davanti a Davide Di Benedetto e Maurizio Ceresoli. Perfetto, fine settimana fantastico, e è partito subito bene, poi abbiamo risolto dei piccoli problemi che avevamo in prova libera e in qualifica, e peccato per il giro più veloce mi è sfuggito di qualche centesimo, però sono molto contento perché sono riuscito a impostare il mio ritmo da subito, dopo la partenza sono riuscito a sfilare bene e dopo poco sono riuscito a passare in prima posizione, quindi sono contentissimo, abbiamo lavorato duramente durante l'inverno per arrivare a questi risultati e quindi speriamo di continuare su questa strada. Ma devo dire che la macchina oggi la sentivo molto bene, diversamente da ieri abbiamo avuto dei problemi in prova, nelle prove libere, in qualifica 1, qualifica 2 poi sono andato bene, ieri in gara non mi sentivo fisicamente bene, ieri sera dopo metà gara ho mollato. Sono felicissimo perché a me piacciono molti monomarca, ho fatto tante esperienze nella Clio e credo nei monomarca perché ci mettono tutti sullo stesso livello. È chiaro che alla mia età purtroppo fare 4 gare è difficilissimo. Io l'anno scorso ho corso in coppia con mio figlio Federico, molto veloce, quest'anno per problemi di studio è fuori Italia e forse mi raggiungerà dal Mugello e spero.